Amici telespettatori, bentrovati, eccoci come sempre durante la settimana a dedicare la nostra particolare attenzione al condominio. Infatti il condominio risponde, più che altro risponde il nostro avvocato Giancarlo Sciortino, bentrovato. Grazie, bentrovati. Allora, argomenti di quest'oggi, dovete stare molto attenti perché oggi gli argomenti sono davvero interessanti. Pensate che il titolo che abbiamo affibbiato a questa trasmissione è Schiamazzi in cortile e squillo condominiale. Quindi ci incuriosisce questa cosa, avvocato. Allora, cominciamo da che cosa? Dagli schiamazzi o dallo squillo condominiale? Decida lei. Cominciamo dallo squillo condominiale. Ecco, che non è un campanello suonato. È un campanello d'allarme, diciamo. È un campanello d'allarme, più che altro, e quindi? Sì, tanto non andiamo in fascia protetta, quindi cercheremo di trattare l'argomento con la dovuta delicatezza. Ci andiamo anche nelle fasce protette, però, quindi, insomma, perché più volte durante il giorno, però. Cercheremo, ecco, di tenere allora, presente. Allora, squillo condominiale, che cosa intendiamo? Sì, perché in realtà, argomento scabroso, ma di statistica rilevante entità. Tante volte mi sento contattare, non dagli amministratori condominiali, ma direttamente dai singoli condomini, che lamentano ai loro la presenza di escort all'interno dell'edificio condominiale che ivi svolgono la loro attività. Ah, quindi non avevamo capito male, cioè trattasi proprio di... Esattamente di quello che delle donnine, insomma, sì, di facili costumi, ecco, dell'attività, diciamo, di prostituzione svolta all'interno di un edificio condominiale. Bene, tanti amici ci hanno domandato, avvocato, facendo anche del moralismo, devo dire, da questo punto di vista, siamo sicuri che all'interno di quel determinato appartamento la signorina di turno svolga l'attività di meretricio? Questa cosa ovviamente sconvolge la coscienza dei condomini, i quali mi chiedono se debbono attivare una qualche forma di tutela legale per fare cessare questa attività. Quindi fare una denuncia? Fare una denuncia, o vedere quale attività, insomma, legale poter portare avanti per inibire questa prestazione, ovvero mi chiedono tal'altra volta se sussiste un obbligo di attivazione, un qualche dovere in tal caso da parte del loro amministratore condominiale. No. Facciamo chiarezza. Facciamo chiarezza. L'argomento è delicato perché se qualcuno si ritrova in questa situazione, cioè quella di avere nel proprio condominio, nella porta di fronte, nella porta accanto, nel piano di sopra, nel piano di sotto, una signorina dai facili costumi, bisogna capire cosa fare. Perché qualcuno o diventa cliente oppure... Ecco, quello lasciamolo fuori. Cercando di non fomentare il reato di induzione alla prostituzione. La domanda ha, tutti ovviamente capiamo una sua importanza, perché effettivamente la presenza di folle, di uomini, di avventori, certe volte sicuramente in orari, insomma, notturni, rumori e quant'altro potrebbero infastidire la vita condominiale. Bene, in questi casi facciamo chiarezza. L'attività di prostituzione in sé non è illecita, non costituisce più reato. La legge penale prevede tutta una serie di fattispecie connesse a questa attività e quindi, ove ovviamente il condomino di turno possa dimostrare l'esistenza di questi tipi di reati specifici e quindi che per esempio il proprietario dell'immobile dove si svolge l'attività di prostituzione sia ben consapevole di questa attività e ne tragga un lauto tornaconto. Cioè magari mettendo un affitto molto alto. Certo, in questo caso ci sarebbe sicuramente il reato di sfruttamento della prostituzione e quindi scatterebbe un illecito penale. Non è un'attività commerciale, non c'è partita IVA. Assolutamente no. Quindi sarebbe utilizzare anche l'appartamento a scopo commerciale, che non si può. Il proprietario trarrebbe un indebito. Lì si vende qualcosa, economico. Qualcosa si vende, insomma, diciamolo pure. Sì, però, ripeto, in quel caso scatterebbe
sarebbe una figura, perché la legge penale reprime, punisce, sanziona questo comportamento, quindi lo sfruttare l'attività di prostituzione altrui per riceverne un beneficio economico. Altri casi più gravi di reati connessi alla prostituzione, immaginate le ragazze che vengono magari sottoposte a minaccia, a violenza, cioè, fisica, morale, vengono costrette, in questo caso è un reato. Si configura un reato gravissimo che è lo sfruttamento della prostituzione fino ad arrivare anche al maltrattamento e altri reati più gravi. Ovviamente in tutti questi casi, qualora il condomino o tizio, la signora Gianna del secondo piano, potesse dimostrare, allegare l'esistenza di questi reati, non ci sarebbe il minimo dubbio che una denuncia all'autorità giudiziaria potrebbe essere fatta e quindi l'attività di fatto sarebbe inibita per l'intervento, ovviamente, a tutela delle ragazze sfruttate. Ma tutte le volte in cui la escort, questa figura professionale che negli ultimi anni ha assunto dignità di categoria professionale, e quindi una ragazza che è in assoluta autonomia, senza il ricorso a protettori, chiamiamoli così, fra virgolette, o terzi soggetti più o meno sfruttatori della propria attività. Quindi una ragazza che è da professionista, fra virgolette, in libertà, in piena autonomia, decide di svolgere questa attività professionale, bene, in sé per sé non è reato, e qualora questa ragazza dovesse essere in regola col pagamento degli oneri condominiali, dovesse essere perfettamente in regola col pagamento dell'eventuale canone di affitto nei confronti del locatore, proprietario dell'immobile, in tutti questi casi i condomini non avrebbero la minima possibilità di inibire e fare cessare questa attività stessa. Cioè, il canone deve essere equo, però, cioè quello prestabilito, cioè non può per esempio essere un cambio merce. Non sono al corrente di questa tipologia. Lo dico per gli amministratori, magari qualche amministratore che non può farlo. Gli amministratori non possono fare nessuna distinzione. Deve incassare solo dei soldi. Anche perché, pensateci bene, la famiglia che si lamenta per il continuo via vai di avventori all'interno di quell'appartamento, in realtà non c'è alcuna differenza sostanziale, quindi si fa spesso del falso moralismo, rispetto al via vai che magari può presentarsi all'interno di un appartamento condominiale quindi non so, la presenza di uno studio, di un professionista, un dottore, un avvocato, un dentista, un ingegnere, un dentista. È chiaro. Per cui se quell'attività viene svolta senza, diciamo, comportare decoro alla morale, quindi certamente non esercitando su parti comuni, nel pianerotto, cioè, per le scale, non si possono fare i servizi nella scala o nella portineria, insomma. In tutti questi casi, qualora questa attività venisse svolta con decoro, fra virgolette, all'interno dell'appartamento e senza fare scattare tutti quei reati. Io toglierei decoro all'interno dell'appartamento. Eliminiamo il riferimento al decoro. In tutti questi casi. Per il decoro vorrebbe dire, insomma, che dentro succedono delle cose indecorose. Vabbè, comunque. Detto questo, io ho consigliato anche a un mio cliente. Allora, morale della favola, si può ovviamente fare tranquillamente, chiunque fosse interessato a praticare presso il proprio condominio delle attività di questo tipo può farlo. Volevo lanciare anche un messaggio. Può chiedere alla Voto Shortina anche un parere. Ecco, così, può, insomma, chiedere lei il suo parere. Così. No, si può fare. Assolutamente sì. Si può fare. Però bisogna fare una cosa. Allora, abbiamo chiarito questo argomento perché è stata una richiesta. Voi continuate naturalmente a chiamare ai nostri numeri di telefono anche durante la settimana, 091 30 18 88, perché se avete delle questioni condominiali che non sapete come risolvere, chiamateci, noi siamo qui, insomma, andate anche sulle nostre pagine Facebook, eccetera. Abbiamo un'altra questione da porgere al nostro avvocato, che è quello di schiamazzi nel cortile. E questo, chi di noi almeno una volta non ha avuto a che fare con gli schiamazzi dei bambini che gridano, eccetera eccetera. Allora, cosa ci può dire a proposito di questo? Anzi, lo facciamo tra poco, perché mi dicono dalla regia che dobbiamo fare una brevissima pausa, proprio una piccola pausa per ricordarvi un messaggio importante. Torniamo tra poco. Ri-
Ritorna il più grande evento dedicato al mondo della ristorazione. Expo Cook, dal 10 al 12 aprile, alla Fiera del Mediterraneo. 3.000 metri quadrati di esposizione di attrezzature, arredamento food and beverage, abbigliamento professionale, software, consulenze e servizi per la ristorazione. Expo Cook sarà anche 70 aziende espositrici, 50 show cooking con i grandi chef siciliani e nazionali, 10 conference tematiche su alimentazione, salute e dieta mediterranea. Expo Cook, dal 10 al 12 aprile alla Fiera del Mediterraneo. Tutte le info su expocook.org. Vi aspettiamo! CTS, compagnia televisiva siciliana. 40 anni di informazione ed intrattenimento televisivo al servizio dei siciliani. Una storia di passione e professionalità. Una moltitudine di produzioni televisive per il mercato regionale, nazionale ed internazionale. Una infinita serie di format televisivi con artisti del calibro di Walter Chiari, Patrizia Rossetti, Ferruccio Barbera, Marcello Mordino, Gino Carista e tanti altri che hanno contribuito ad arricchire l'archivio storico del gruppo con programmi come Gran Bazar, Io Vedo CTS, Più Meglio della Rai, Smash e tanti altri. Migliaia di ore di informazione giornalistica con notiziari attenti e puntuali e nel rispetto delle regole della libera espressione professionale. Un percorso storico che si trasforma quasi radicalmente con l'avvento del digitale terrestre, che obbliga il gruppo ad un nuovo processo di rilancio delle produzioni, con un ampliamento del vettore comunicativo attraverso la costruzione di una piattaforma multimediale che utilizza il web a 360 gradi, pubblicando nel 2011 il quotidiano online ctsnotizie.it, innovazione che richiede anche un adeguamento tecnologico. CTS, con te, sempre. Eccoci rientrati, brevissima è stata la pausa, sempre il condominio risponde, le questioni condominiali non risolte, possiamo farlo qui insomma con il nostro avvocato Giancarlo Sciortino che è ancora in studio. Allora, prima degli schiamazzi in cortile, caro avvocato, volevo sentire la prima telefonata che abbiamo in onda. Pronto, con chi parliamo? Pronto, buonasera a tutti. Buonasera signora, come si chiama lei? Giovanna. Giovanna, buonasera Giovanna, allora dica pure... Con libertà assoluta, qual è la sua questione condominiale non risolta? Sì, allora, volevo, nell'ultima assemblea che abbiamo fatto con l'amministratore, ci ha detto che dobbiamo fare una mediazione e io non ho ben capito di cosa si tratti. Dovete fare, scusi, che cosa? Una mediazione. Una mediazione. Sì, benissimo, adesso non mi è arrivato bene la cosa. Allora, lei non ha questioni di... escort nel suo condominio, no? No, chiedevo perché l'argomento prima era quello dell'escort in condominio, per cui siccome cioè, lei ride, signora, no, non ride, allora, e lei avrà problemi magari di un Alfa Romeo, di una BMW e altre cose. Allora, avvocato. Che cos'è sta storia della mediazione? Sì, allora Giovanna, sicuramente sì. L'amministratore in assemblea condominiale nel riferire la necessità di partecipare a una fase di mediazione si riferiva sicuramente al fatto che o il condominio ha attivato una qualsiasi azione legale ai danni di un condomino o di un terzo, ovvero un terzo, è più probabile, o uno dei condomini abbia deciso di fare una causa al condominio. Per legge, dal 2010 in avanti, qualsiasi azione legale si venga a svolgere in materia condominiale, prima di essere portata, discussa e decisa davanti alla competente autorità giudiziaria, deve passare necessariamente attraverso una fase preliminare che è quella appunto di mediazione. Per cui in pratica l'assemblea a cui lei ha partecipato ha sicuramente deliberato dare incarico all'amministratore di nominare un legale, di poter partecipare a questa fase di mediazione che si svolge davanti a un mediatore e che sostanzialmente... Sì, e chi paga questa mediazione? Noi oppure
Che va la causa, dico. Sì, allora, il discorso è sempre economico, evidentemente. Se la mediazione è stata avviata, come penso, dal terzo, il condominio, e quindi anche lei, pro quota, dovrà soltanto versare una piccola somma, sono spese di segreteria, di avvio del procedimento, ma siamo nell'ordine delle 70-80 euro, per cui immagini. Se la mediazione dovesse avere un esito negativo, perché le parti non trovano l'accordo, poi è gratuita, non ci sono altre somme da tirar fuori, tranne quelle che poi in futuro si presenteranno eventualmente in giudizio. Se invece si dovesse trovare un accordo e quindi aggiungere un verbale positivo, ovviamente maturerà il diritto alla provvigione del mediatore, lo dovrete pagare tutte, quindi una quota sicuramente sarà a carico del condominio, che andrà poi a suddividere fra tutti i partecipanti al condominio. Ma in realtà parliamo di cifre che non superano le centinaia di euro. Ah, ecco, che, quindi stia tranquilla, costi, da questo. I costi sono sostenuti, perché... Sì, sì, assolutamente, sì. Assolutamente. Tranquilla, ed è sempre meglio trovare un accordo in mediazione e non, e non finire in tribunale. Certo, certo. Senta, va bene. Scusi, prima che va via, lei schiamazzi di bambini, macelli nel cortile, ne subisce? Allora, il discorso è questo, c'è poca tolleranza, perché anch'io ho avuto figli, anche i miei magari hanno fatto schiamazzi. Un po' di casino. È normale, dico, secondo me c'è poca... tolleranza, ecco. Tolleranza, quindi lei è più tollerante, dice se i bambini fanno casino, spaccano i vetri mentre lei deve dormire. Chi ha avuto figli è normale, non si possono tenere sempre fermi, giusto? Certo, una cerca sempre degli orari, naturalmente, di farli stare, diciamo, il più buoni possibili, però dico sempre bambini sono, dico quello. Penso sempre che nella vita un po' di tolleranza ci vorrebbe. Lei è una tollerante, lei è una tollerante. Sì, va io bene. Sono una tollerante. Va bene, le manderemo un cinquantina di bambini dalle 2 alle 4, va bene? Va bene. Grazie, arrivederci. Grazie. Grazie a lei, buona serata, grazie avvocato. Grazie. Allora, avvocato. Bimbi che schiamazzi. Allora, schiamazzi allora. In cortile, la signora era tollerante, però non tutti non sono tutti così sono tolleranti. Tolleranti. Soprattutto dalle 2 alle 4. Dalle 2 alle 4. Diciamo che dovrei. Scusi, mi stavo un po' eccitando sul. E allora. Sa perché? Perché io li ho. Allora. Ho detto, ed io faccio la solita storia della serie, apro la finestra e dico che facciamo, utaghiamo sto pallone? cioè, quello che è. Allora, il problema in realtà è di facile soluzione. Ha un impatto sociale fortissimo, perché tutti, come giustamente diceva lei, abbiamo bisogno di un meritato riposo, almeno all'interno di una certa fascia oraria delle 2 alle 4, ma il problema penso si possa anche porre per le ore serali del periodo estivo. Evidente, no? Perché tutti che scendono nel cortile a mezzanotte, organizzano il karaoke alle 2 di mattina, insomma, è una cosa poco. Bravo. Detto questo, partiamo da questo principio. I bambini hanno il diritto a giocare. Sì. Non lo sa nessuno praticamente, ma esiste un'apposita convenzione mondiale, la convenzione di New York del 1985, che è stata ratificata con legge dal 1991 in Italia, che riconosce il diritto perfetto dei bambini al gioco. E questa è una cosa ovviamente nobile. Questa è un'ovvietà. Questo diritto non può tramutarsi in un disturbo agli altri. Per cui come si risolve il problema? Perché tantissimi dicono, avvocato, cosa dobbiamo fare? Bene, la risposta è data innanzitutto dall'eventuale presenza di norme che vanno a disciplinare questa ipotesi. Norme condominiali. Nel regolamento condominiale. Perché molto spesso il problema è già risolto alla radice, basta consultare il regolamento condominiale e andate a trovare che lo spazio comune del cortile non può essere utilizzato a fini ludici, formulata così normalmente la norma, in determinate fasce orarie. Per cui se il regolamento condominiale contiene già una precisa disposizione di tal fatto, il problema non si pone e quindi l'amministratore dovrà intervenire richiamando i genitori dei bambini. E se non lo fanno e continuano a sono reiterate una sanzione, queste applicare una sanzione. Sanzione che può arrivare fino a 200 multa, si fa una multa. Assolutamente sì. Si fa una multa. Lei ha i suoi figli con quegli altri cose, la multa di quant'è la multa? Fino a 200 euro può arrivare la fino multa. Fino a 200 euro. Quindi allora no, questa è una notizia importante, cioè genitori dei bambini che soprattutto giocano, sto dicendo un'altra cosa,
giocano dalle 2 alle 4 quando uno deve riposare, sappiate che ci può essere una multa di fino a 200 euro. Cioè, non vi voglio dire altro. Se posso completare il ragionamento, questo per quanto riguarda l'aspetto della liceità o meno dell'attività ludica all'interno del condominio. C'è un aspetto connesso che forse è pure più importante. La motosega. Chi risponde degli eventuali danni cagionati dai bimbi che stanno giocando? Facciamo l'esempio classico, i bimbi che organizzano col pallone la classica partita di calcio. Un tiro più violento, il classico rompe il lo specchio, sì. Posso danneggiare la macchina parcheggiata. Sì. Bene, questo è un problema fondamentale, perché è bene che si sappia, c'è un'espressa norma del codice civile, l'articolo 2048, che prevede la responsabilità oggettiva dei genitori per il danno o il fatto illecito compiuto dal figlio. Quindi paga il padre o la madre, nel caso che fosse. O la signorina che... No, quella non c'è. No, quella non paga. L'escort non può. Senta, ma questo per i bambini. Vabbè, i bambini poi alla fine la troviamo la soluzione. Ma le motoseghe, che ne so, l'aspirapolvere che si sente dal piano... cioè che io ce l'ho, io ce l'ho, giuro, c'ho un aspirapolvere, guardi, so pure la marca dal rumore. Io riconosco pure la marca dal rumore, mi creda. Lì rientriamo nel... Sa quando fanno le pulizie? Sì. Alle 2:30 del pomeriggio, ora dico io, alzati presto la mattina. No, neanche, perché se si alza alle 6. Anche quello sarebbe un orario, diciamo. Che si fa in questi casi? Lì rientriamo sempre, ce ne siamo già occupati, nel vecchio concetto delle emissioni moleste. Ecco. Purtroppo, se io ho la vicina, in questo caso, o il vicino particolarmente maleducato, perché poi in realtà di questo si tratta, più che rapporti di buon vicinato, sarebbe anche un minimo di cortesia nei rapporti della vita. Se io dovessi avere la sfortuna, l'avventura di avere il vicino che con la motosega acusticamente mattina, molesto, dovrò svolgere un'attività legale per chiedere l'inibitoria di questa attività molesta. Ecco, per esempio. Vabbè, quindi qui c'è anche la multa? No, qui è un rapporto tra privati. Posso chiedere al giudice un'eventuale condanna al risarcimento del danno, provando ovviamente di aver patito un danno. Ecco, allora riepiloghiamo un attimo i due problemi annosi del condominio, che sono quelli intanto di avere un escort nel proprio condominio. Laddove l'escort pratica, adesso non facciamo l'elenco di cose, però questa sua attività, chiamiamola così, questa sua attività è che quindi un po' si può fare, sì, abbiamo detto. Sì, sì. Se non sono ravvisabili reati più gravi di sfruttamento, induzione o violenza, l'attività della escort qualificata come professionista è sicuramente lecita. E no, non ci sono, certo, non si può praticare i servizi l'escort nelle zone condominiali, nelle parti comuni, certo. Cioè l'abbiamo detto proprio così, come l'avvocato pretende che si dicano le cose. Invece nel caso di schiamazzi, i bimbi possono giocare e utilizzare il cortile a fini ludici, perché l'articolo 1102 del codice civile ci dice che tutti i condomini, quindi anche i figli dei condomini, possono fare uso delle parti comuni a condizione di non mutarne la destinazione, di non vietarne parimenti l'uso agli altri. Qualora questa attività fosse regolamentata e disciplinata da norme regolamentari o da eventuali deliberazioni, sicuramente i bambini dovrebbero rispettare queste regole e i genitori risponderanno del danno eventualmente cagionato a terzi dai propri figli. Possiamo chiudere, avvocato, mi è venuta così al volo, abbraccio, abbiamo delle scadenze per gli amministratori condominiali, cioè ci sono delle scadenze da rispettare, insomma, nel corso della loro alcune sono già scadute, scadevano il 28 febbraio, sono quasi tutti adempimenti fiscali, quindi varie dichiarazioni, materia molto tecnica sulla quale non vorrei proprio entrare, ma non sono comunque attività che hanno una diretta riferibilità alla vita condominiale quotidiana, sono adempimenti tecnici di natura fiscale propri della gestione amministrativa. Bene, allora, come sempre esaustivo il nostro avvocato Giancarlo Sciortino, grazie, ci vediamo la prossima settimana. Certamente. Grazie anche a voi per aver seguito questo appuntamento del Condominio Risponde. Ogni settimana, ogni giorno, un argomento diverso da trattare, che avrete la possibilità di vedere e rivedere sulle nostre piattaforme online, che sono il nostro
sito ctsnotizie.it oppure la nostra app CTS Play. Grazie ancora a tutti per la cortese attenzione, buon proseguimento d'ascolto. Ritorna il più grande evento dedicato al mondo della ristorazione. Expo Cook, dal 10 al 12 aprile, alla Fiera del Mediterraneo. 3.000 metri quadrati di esposizione di attrezzature, arredamento food and beverage, abbigliamento professionale, software, consulenze e servizi per la ristorazione. Expo Cook sarà anche 70 aziende espositrici, 50 show cooking con i grandi chef siciliani e nazionali, 10 conference tematiche su alimentazione, salute e dieta mediterranea. Expo Cook, dal 10 al 12 aprile, alla Fiera del Mediterraneo. Tutte le info su expocook.org. Vi aspettiamo! CTS, compagnia televisiva siciliana. 40 anni di informazione e di intrattenimento televisivo al servizio dei siciliani. Una storia di passione e professionalità. Una moltitudine di produzioni televisive per il mercato regionale, nazionale ed internazionale. Una infinita serie di format televisivi con artisti del calibro di Walter Chiari, Patrizia Rossetti, Ferruccio Barbera, Marcello Mordino, Gino Carista e tanti altri che hanno contribuito ad arricchire l'archivio storico del gruppo con programmi come Gran Bazar, Io Vedo CTS, Più Meglio della Rai, Smash e tanti altri. Migliaia di ore di informazione giornalistica con notiziari attenti e puntuali e nel rispetto delle regole della libera espressione professionale. Un percorso storico che si trasforma quasi radicalmente con l'avvento del digitale terrestre, che obbliga il gruppo ad un nuovo processo di rilancio delle produzioni, con un ampliamento del vettore comunicativo attraverso la costruzione di una piattaforma multimediale che utilizza il web a 360 gradi, pubblicando nel 2011 il quotidiano online ctsnotizie.it. Innovazione che richiede anche un adeguamento tecnologico. CTS, con te, sempre.